Benedetto Miccoli, lo conosci? Martina, di fama come autore di saggi storico-artistici, vero? Perché non conosci il suo ultimo romanzo, Rodolfo, l'infanzia del mito? No, non lo conoscevo. Parla dei primi 9 anni della vita di Rodolfo Valentino. Oh, interessante. E perché proprio l'infanzia di Valentino? Perché Rodolfo Valentino proprio per 9 anni, i suoi primi 9 anni di vita, ha abitato a Castellaneta. Quindi diventa il modo anche per parlare di Castellaneta stessa. L'architetto utilizza Rodolfo Valentino anche per descrivere la Castellaneta fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Rodolfo visita la nostra chiesa cattedrale, visita San Francesco e addirittura va in gradina, perché Rodolfo era un po' triste, si usava dire, cioè un po' discolo, e come tutti i bambini un po' discoli scendeva anche in gradina durante l'estate. Anzi, ti voglio proprio leggere un passo perché è molto bello. Ovviamente lui scese in gradina in zona Muricello, perché all'epoca si andava con la granda, c'era proprio un piccolo laghetto per fare il bagno, e lo fece senza chiedere in famiglia alcun permesso, perché sarebbe stato sicuramente negato. I ragazzi ritenevano che quell'azione non aveva nulla di pericoloso, perché da quegli spalti ripidi della gradina erano scesi tante volte. Il laghetto d'acqua, poi, aveva una profondità scarsa e il fondo era sassoso e non melmoso. Insomma, bisognava solo stare attenti ai serpenti, o meglio, alle vipere. Però purtroppo Rodolfo verrà punito, perché verrà scoperto per la sua piccola marachella. Ah, ma riuscirà a cavarsela, perché birbante com'era, scapperà dalla prigione che il padre gli riservò comunque per punirlo di questa marachella che fece. Ma dimostrava già da subito le sue attitudini artistiche. Guarda, Aurelio Miccoli ovviamente scrive un romanzo, però io credo che sia molto verosimile, molto somigliante alla realtà. Infatti ti voglio leggere anche in questo senso dei passi, perché l'architetto Miccoli immagina che già da bambino, quindi già a 9 anni, Rodolfo facesse dei grandi sogni. Innanzitutto Aurelio Miccoli scrive così: era certo che sarebbe stato capace di emergere, ma in quale campo ancora non aveva deciso, perché lui era un bambino molto sognatore, molto testardo, quindi voleva comunque levarsi dalla massa. Aurelio scrive in questo passo che non aveva ancora deciso quale campo sarebbe stato il suo, però in realtà in un altro passo, e anche questo te lo voglio leggere, già emerge la sua indole artistica, un po' come accade a tutti. Rodolfo si cimentò con le recite scolastiche. Mm-hmm. E fu scelto ovviamente per impersonare un personaggio, ed era nella recita di Hansel e Gretel. E guarda cosa dice Aurelio Miccoli, cosa fa pensare, fa dire al bambino Rodolfo. Per lui non era importante il testo da recitare, ma l'idea stessa di fare l'attore. Era stato scelto tra tanti bambini per un'avventura che egli stesso considerava esaltante. Certo, non poteva immaginare allora quale altra avventura esaltante di lì a qualche anno avrebbe intrapreso, però sicuramente c'era già in lui questa indole, anche stimolata dal suo essere sognatore, anche dal suo essere un po' fuori dagli schemi, appunto anche un po' triste, cioè non era un bambino buono, bravo, anche a scuola dimostrò questa sua attitudine. Ma chi sono gli altri personaggi del romanzo? Guarda, sicuramente mamma Gabrielle. Aurelio Miccoli dà molto spazio alla figura di questa donna, lei ha le origini francesi, ma soprattutto è molto colta, anche lei sognatrice come il figlio, molto meno rigida rispetto al padre, e incoraggia il bambino nelle sue avventure, ovviamente nelle sue fantasie. E guarda, è una donna anche molto aperta per l'epoca, pensa che amava anche Oscar Wilde, lei rimase molto intristita anche dalla morte di Oscar Wilde, e la sua cultura si vede anche purtroppo in un'occasione triste, morì la primogenita dei coniugi Guglielmi, purtroppo morì, dice, non superò appena il primo anno di vita, Rodolfo non la conobbe mai. Però guarda, per farti vedere la cultura di questa madre, ti voglio leggere quello che ha fatto scolpire anche sulla tomba della piccola Bice. Fece scolpire i versi di un pittore francese, François de Malherbe, e ti leggo i versi ovviamente in italiano: ma lei era di quel mondo dove le più belle cose hanno il peggior destino. È rosa, lei ha vissuto quel che vivono le rose, lo spazio di un mattino. Trovi questi versi ancora scolpiti sulla sua tomba. E poi addirittura Gabrielle si faceva arrivare dei libri da una casa editrice, e insomma era una persona veramente di grande cultura, e sicuramente questo lo ha trasmesso al piccolo Rodolfo. È
dove è andato Rodolfo dopo che ha lasciato Castellaneta? Rodolfo, e questo è un altro passaggio chiave del libro di Miccoli, perché Rodolfo lascia Castellaneta per Taranto e il bambino non è dispiaciuto, è di più, è addolorato veramente perché deve lasciare tutti i suoi amici, soprattutto la sua amichetta Marta, la sua amica del cuore. Però guarda, proprio in questo passaggio mi fa pensare anche ad un altro viaggio, quello che poi sarà verso Hollywood. E non so, ho quasi l'impressione che Rodolfo, anche in quell'altro viaggio, si porti dentro Castellaneta, si porti dentro la nostra cattedrale, la nostra gradina, si porti il convento di San Francesco, si porti nitide tutte quelle immagini che lui aveva scoperto in questi primi 9 anni di vita. E quindi è questo il bello di questo romanzo, che ci fa sentire veramente più nostro, proprio Rodolfo Valentino. Thank you.